ragazzi, rieccoci quanti, carichi pimpanti, Arzino nel canale, un altro video insieme. Questa sera dobbiamo assolutamente parlare di note liete, cioè tutti i rinnovi con adeguamenti di contratto e bonus vari inseriti e spalmati in base agli anni per Vlahovic, Locatelli e ovviamente abbiamo già parlato anche di Gatti, ci saranno rinnovi anche di Rugani con un adeguamento verso il basso e poi ovviamente dobbiamo parlare sicuramente anche di Samardžić con i vari dettagli, con la formula ormai scelta dalla Juventus e anche dal club friulano che ha identificato un intermediario proprio per occuparsi del trasferimento del ragazzo serbo e poi vedremo anche qualche altra situazione molto interessante per il centrocampo perché ovviamente oltre Samardžić che non basta, ci vorrà un altro giocatore top anche di esperienza con qualche anno in più. Quindi andremo a fare un punto sulla questione in modo da essere più completi e esaustivi possibili. E poi due parole anche doverose su Danilo che purtroppo non riuscirà a far parte dei convocati contro la Fiorentina ma dovrà cerchiare appunto la data per il derby d'Italia 26 novembre contro l'Inter. Parto con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti ragazzi, benvenuti in community, lo Stivello Magno vi accoglie con un grande abbraccio, forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e adore, tra questi tutti meravigliosi e strabilianti abbonati. Allora, partendo da Vlahovic, che sappiamo benissimo non stare affrontando uno dei periodi più buoni da quando è la Juventus, però la dirigenza bianconera con Giuntoli e Manna in accordo hanno deciso di rinnovare il contratto allungandoglielo dal 2026 in scadenza al 2027 in modo tale da poter spalmare in ogni modo i bonus e in qualche modo adeguare l'ingaggio verso il basso, visto che comunque la Juve in questi anni dovrà spendere parecchi soldi per l'aumento che ci sarà fino alla scadenza. E quindi insomma Vlahovic sembra che potrà rinnovare questo contratto a ridosso del derby d'Italia, quindi tra il 26 novembre fino ai primi di dicembre, in modo tale da valutare anche il rendimento del ragazzo serbo e basandosi proprio sul rendimento del ragazzo e la costanza delle performance per appunto adeguare l'ingaggio. Quindi diciamo che è questione di dettagli, anche il serbo vuole rimanere alla Juventus, vedremo appunto quanto ci vorrà per fare questo, però Darko Ristis sembra veramente convinto di fare questo passo con, ripeto, l'aiuto di Giuntoli e Manna che stanno venendo incontro all'entourage. Quindi questa è una notizia ottima, però, ripeto, come avete detto benissimo anche voi in chat, ci si aspetta molto di più a livello di rendimento per il centravanti serbo che deve diventare un vero e proprio finalizzatore e ci si aspetta da lui, per quello che l'abbiamo pagato e per l'ingaggio che prende, almeno 25 gol stagionali e questo mi sembra minimo dovuto. Per quel che riguarda Locatelli, altra notizia molto lieta, perché il ragazzo che percepisce adesso 3 milioni di euro a stagione ne prenderà 4,5 e il suo contratto verrà rinnovato fino al 2028. Ricordiamo che il ragazzo è in classe 98, quindi 25 anni, sicuramente sta migliorando soprattutto anche grazie allo spostamento in una zona di campo più agibile per lui sia con la Juventus sia con Spalletti che lo sta valorizzando anche come mezzala di inserimento più votata diciamo a buttarsi in avanti nel tentativo di segnare gol dentro l'area o tirando da fuori. Perché che riguarda invece Samardžić, altre notizie molto importanti arrivano sia dall'Udinese che dalla Juventus, perché i friulani, e l'ho detto anche il tecnico Cioffi, neo insediato, non vogliono continuare ad avere in rosa dei giocatori che non rendono al massimo perché magari condizionati di voler andare altrove. Quindi chi non è concentrato al massimo, al 100% per la causa friulana, deve fare le valigie e andare altrove, perché loro vogliono soltanto giocatori mentalizzati sull'Udinese, anche perché si stanno giocando la salvezza e non è scontato che la possano agguantare. Quindi questa è un'ottima notizia per noi, perché vuol dire che l'Udinese ha in qualche modo trovato un intermediario che si occuperà della trattativa appunto tra Udinese e Juventus e grazie a questa cosa la Juve può spingere i friulani a fare un contratto con diritto di riscatto o obbligo di riscatto con raggiungimento della Champions League ed era un prestito oneroso anche con l'Inter che poi saltò, quindi la Juve vuole ottenere la stessa formula ed è perfetta per noi per il bilancio non andare a intaccarlo, aggiungere costi e triplicare l'ingaggio del serbo che al momento prende 425.000 euro, andrebbe a prendere circa 1.300.000. Perfetto per noi, triennale fino al 2028, anzi quadriennale, e poi ovviamente bisogna dire che lui raggiungerà anche due amici, che sono Vlahovic e Yıldız, quindi sarà anche un po' più facile l'inserimento in squadra per l'Adal Samardžić, che ricordiamolo è un 2002, quindi altro prospetto, altro giocatore in prospettiva, perché se si vuole aprire un ciclo, come abbiamo detto, bisogna abbassare l'età media,
amalgamare giovani e esperti e in qualche modo avere giocatori che hanno gamba, che possono anche in qualche modo darti quello sprint in più durante le partite in cui bisogna magari pressare alto o accelerare i tempi delle giocate, perché chiaramente più giocatori anziani hai, più fai fatica a stare col baricentro alto e alzare le trasmissioni di palla e diciamo i ritmi offensivi. Quindi è ovvio che con questo acquisto la Juve aggiunge un tassello al centrocampo, ma non sarebbe ancora finale, perché ci vuole un giocatore alla De Paul e alla Højbjerg, che sono altri due profili che la Juve sta sondando in tutti i modi, in tutto e per tutto, sempre per gennaio, e alla bene peggio potrà prenderli a giugno. Però diciamo che sono i nomi più gettonati in questo momento per il nostro centrocampo. Ecco, per quel che riguarda invece Danilo, purtroppo ragazzi bisogna dare una notizia che non ci aspettavamo e che non volevamo sentire, cioè il brasiliano non potrà farcela per via di questo risentimento che dura ancora al bicipite femorale per la trasferta di Firenze, ed era fondamentale averlo come leader nello spogliatoio e magari anche in campo per tenere la squadra bella compatta. Lo rivedremo sicuramente per il 26 novembre contro l'Inter, quindi derby d'Italia, sarà fondamentale averlo a disposizione. Quindi ripeto, portiamo un altro po' di pazienza, però queste sarebbero le indicazioni. Quindi per Juventus-Inter, che è una data fondamentale, perché se dovessimo vincere questa sfida, secondo me la Juve si candiderebbe, diciamo, per la corsa scudetto, non che lo deve vincere, ma che lo può vincere. Quindi in qualche modo darebbe un segnale importante al campionato. Diciamo che in questo momento queste sono le notizie fondamentali che si profila all'orizzonte. Oltre a questi rinnovi di cui abbiamo parlato, anche Gatti, come avete visto, ha rinnovato fino al 2028. Rugani probabilmente allungherà il suo contratto anch'esso per spalmare l'ingaggio e andare a 1 milione soltanto, un po' come ha fatto De Sciglio, anche perché è un giocatore che in questo momento non rientra, diciamo, nelle gerarchie dei titolari. È stato utile perché ci mancavano dei giocatori, ma purtroppo non è ancora considerato, nonostante abbia fatto molto bene quando chiamato in causa, un titolarissimo, e quindi l'adeguamento dell'ingaggio andrà verso il basso. Ovviamente mi aspetterò anche un rinnovo da parte di Rabiot, che ha stretto i denti e ha deciso di non andare da un'altra parte, e eventualmente giunto gli proporrà un quadriennale mantenendogli i 7 milioni che percepisce adesso. Quindi secondo me mamma Veronique potrebbe anche considerare l'ipotesi di far fare al figlio altri 4 anni alla Juventus, andando ad arrivare a 32 anni, quindi fare, diciamo, l'ultimo contratto buono della sua carriera, sperando che questo contratto lo porterà a vincere in Italia e in Europa. Vedremo poi come andrà a finire. Ecco, per il momento diciamo che le notizie sono queste, nient'altro di cui parlare. Ditemi cosa ne pensate del video, un bel pollice in alto alto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte a me, Danila, tutta bella sorridente, e scrivetemi in privato anche su Stivello Magno Facebook, aggiungetemi come amico, vi farò avere anche lì e tramite YouTube tutte le notifiche che non dovessero arrivarvi tramite appunto Facebook. A presto!